ricollegare le persone che stanno nella zona nella quale noi operiamo. Penso sempre questo termine, mutuandolo sempre dal discorso della signora. Che era evocato in uno degli interventi, delle modalità di costituzione del gruppo, no? Si è passati dalla chat e dalla richiesta di iscriversi ad una chat, ad un gruppo strutturato. Ecco, questa è la differenza tra lo spontaneismo in cui ci sono gli eroi in termini, in accezione in questo caso, come dire, volontaristica, spontaneistica, di grande generosità, ma anche di grande rischio per l'individuo. Ecco, gli eroi sono nel modello spontaneistico, è quello che noi vogliamo evitare, perché l'eroe deve essere, come dire, una circostanza del tutto eccezionale, ma noi dobbiamo pensare di tutelare il cittadino e tutelarlo attraverso tutte quelle forme che l'ordinamento prevede, ivi compresa la sicurezza partecipata. Non dobbiamo aver bisogno di eroi, non dobbiamo porre a rischio il cittadino nel momento in cui compie questa attività. Non deve esserci bisogno di eroi, questo è il punto. L'altro tema è quello della strutturazione del gruppo, perché il gruppo, si parlava di fake news, si parlava di qualificazione dell'informazione. È chiaro che ciascuno di noi ha il suo carattere, la sua emotività, la sua formazione. Il cementarsi del gruppo secondo regole di ingaggio, come le chiamano i militari, e secondo regole di comportamento condivise e secondo un'informazione corretta sulle norme che regolano il comportamento dei cittadini, delle forze dell'ordine e anche di queste formazioni,
fa sì che quell'informazione che viene data sia un'informazione qualificata, corretta, utile, che non sfoci nella sua situazione estrema in un procurato allarme, veniva detto prima addirittura, no? Cioè una informazione che viene data magari basandosi su notizie diffuse in rete immediatamente può essere elaborata in modo non corretto. Allora anche l'utilizzo corretto dei social, anche un uso responsabile e consapevole delle notizie evidentemente deve far parte di questa formazione.